Sì, vabbè, Daniele, visto che stavamo dicendo di Esatto, questo, va bravo, è benissimo. apposta, vedi che. La penso uguale, anche se ero Daniele, avrei pensato uguale. E, sì, adesso non facciamo il processo. Mi fa piacere di aver sentito il caso, di aver letto oggi il capo d'accusa preciso, ma non facciamo il processo, perché il processo non si fa né in TV né sui giornali da nessuna parte. E il tentativo di Beppe Grillo di entrare in questo processo è abbastanza trasparente. C'è anche un'intimidazione, francamente, dei giudici che stanno per decidere il rinvio a giudizio, ma non è questo il punto. Non è proprio questo il punto. Il punto è l'argomentazione con cui lui difende suo figlio, che è un'argomentazione che è l'argomentazione di sempre. Se era così grave, doveva andare di corsa al commissariato e a dire sono stata, mi hanno usato violenza, eccetera. Non è così. 50 anni praticamente di cultura giuridica, di battaglie delle donne, hanno spiegato che è anche difficile capire, si rimuove a volte quello che succede, ma non sappiamo qual è la vicenda, è la cultura che tira fuori, non sappiamo qual è la vicenda specifica, la sapremo quando oggi sulla vostra rete l'avvocata Bongiorno ha detto che renderà pubblico questo video che secondo Grillo è la E la dimostrazione Buongiorno dice invece è un'arma per la difesa, cioè per l'accusa. Dei giochi. Io non voglio entrare perché ciascuno, cioè veramente ciascuno fa le cose come ritiene, ma questa è la parte tutta del processo e io non entrerò proprio in questa parte fino a che non avremo tutti contezza e Certo. soprattutto i giudici che dovranno fare le sentenze e le parti, le garanzie delle parti. Il punto è come posso dire, il cavernicolo che è uscito fuori. L'idea che le donne, se non hanno subito, se non si sono subito messe sulla pubblica piazza a dire ah, guardate cosa mi hanno fatto, che è la cosa, no? La rivittimizzazione della vittima. Se è una vittima, ma anche se non lo è, il metodo è questo, è che bisogna rispettare la parte che ha denunciato. E Grillo ha buttato addosso a se stesso, a questa vicenda, al figlio, agli amici del figlio, anche al suo movimento politico, di cui di fatto è Questo responsabile, una cultura politica che ricaccia tutte e tutti indietro nella sua idea. e Noi però stiamo su avanti. questo punto preciso, l'ultimo, io voglio tornare anche con De Manzoni, nel senso che secondo me c'è un peso politico e non solo secondo me, evidentemente, perché nel frattempo arrivano agenzie. Che Sì, succede, due Alessio? notizie, fratelli.